Questa legge è stata approvata all'unanimità nel 2015,
e ad oggi ancora non esiste questo tumore. Sulla carta sembrerebbe che si vanta che esiste, che c'è, ma non c'è stato mai nessun finanziamento. Quindi pensate, ci abbiamo messo 5 anni per vederlo approvato e ancora oggi non esiste. Quindi perché? È una politica che spende soldi su tanto altro, poi non c'è da parlare di patologie, di fare prevenzione, non c'è, non esiste nulla. E i tumori si possono prevenire. Adesso l'importante è curarli. Abbiamo avviato anche una rete di psico-oncologi, un altro risultato ottenuto da 5 Stelle in Regione, però anche quello che ci ferma. Quindi perché non si finanzia un registro che traccia i tumori e risale le cause? E le cause sono un stile di vita errato, sono l'inquinamento, sono fattori genetici, tantissime cause che già conosciamo. Ma perché non si fanno informazioni su come prevenire i tumori, come fare in modo che almeno ci siano delle cause che possono ridurre magari la predisposizione al tumore? Su queste informazioni non ce le danno, le ASL non fanno questo lavoro di educazione nelle scuole, presso i cittadini, come mai? Anche qua il tema della prevenzione. E su questo purtroppo vedo una regione che ancora non risponde a questo stile. Luciano Dragone, la responsabile del coordinamento screening prevenzione, ci raccontava in conferenza stampa che lei ha trauma 1, quindi una fetta di popolazione grandissima, che circa tutte le donne nell'età corretta, in base alla tipologia di tumore, ricevono l'invito agli screening. Su 77.000 donne, ne ho fatto un esempio, meno di 10.000 si presenta con loro. Io ho chiesto al professor, potrebbe essere un vostro errore di comunicazione, comunicate male, cioè, o sono le persone che non vogliono sapere se stanno male? Sono due domande che io continuo a fare e non trovo una risposta che secondo me è più attinente alla verità. Io posso dare, io sono in Commissione Sanità, e di tumori ne parliamo molto poco, parliamo di pronto soccorso, parliamo di altre emergenze. I tumori sono un tema su cui c'è ancora paura, dovrebbe essere il nostro medico di base, che è la persona che prende in carico la nostra salute, a darci informazioni. Quando andiamo a parlare magari di una patologia, di un malessere, quando faccio degli esami, dovrei anche stare attento a quello che succede intorno al mio stile di vita. Il medico di base dovrebbe essere il primo che mi dà informazioni e mi aiuta anche a capire come fare prevenzione, come fare screening, dovrebbe anche informare quali sono gli screening, nella fascia di età a cui sono magari sensibili. In realtà i rispondere agli screening sono molto bassi. E qua è anche il rispetto dell'ASL. La regione fa tante campagne informative, ma su questo tema secondo me fa davvero poco. Quei soldi ci sono tanti, ma sono utilizzati purtroppo in altro modo. Tra poco parte lo scopre rosa, parte la nuova campagna di comunicazione, speriamo ci sia una risposta migliore. Cambiamo un pochino l'argomento, perché tutti occupi di tantissime cose, attenzione, comunicazione. Il parlo sulla comunicazione, io sono presidente della commissione, noi una commissione unitaria regionale che si occupa di informazione e dovremmo vigilare sul pluralismo delle informazioni, quindi capire quando l'informazione che vi arriva tramite televisione, radio, TV è corretta, è indipendente, è di qualità, è completa, e quando invece è qualcos'altro. Qualcos'altro in realtà è la maggior parte di quello che sentiamo. Quando una notizia è vera o una fake news, quando sui social vedi una cosa a cui credo e poi scopro magari che è tutta una farsa, su questo l'informazione in Italia è davvero indietro di tantissimo. Io in ufficio ho un quadro che chiama anche senza aver colpo. C'è questo quadro con un po' di sciabare con degli uomini che scappano. E questo è proprio il senso dell'informazione in Italia. Se noi stiamo fermo ad ascoltare, senza porci domande, senza vedere tutto, senza porci delle domande, quello che ci dicono, forse non ci rendono conto di quella che è la realtà, ci costruiamo un'idea di paese che è diversa da quella reale. Quindi tutto sta a voi nel capire, ad andare oltre le informazioni che ci arrivano, cercare l'informazione alla fonte, cercare quei pochi canali che esistono, che sono indipendenti, sono di qualità, che ci permettono anche di arrivare a capire davvero come stanno le cose. È difficile fare informazione in Italia, abbiamo a che fare con giornalisti blasonati, con persone che dovrebbero avere un'esperienza enorme, ma poi ci rendiamo conto che magari un piccolo giornalista, come una persona qua che abbiamo in sala, che fa un'informazione magari nel piccolo municipio con poche risorse da solo, fa più informazioni di uno Vespa che ha migliaia di esposizioni, in realtà fa qualsiasi informazione. Qual è l'informazione? Fatta da una persona che non ha nessuna risorsa ma fa con passione, perché ci crede veramente, o questa RAI che è utilizzata, ma è partita, che spreca milioni di euro per non darci nulla?
tutto sta a voi a chiedere informazioni corrette, indipendente, che sia fuori dalla politica, e poi a avere le informazioni alla fonte verificando proprio le notizie. E come Commissione cerchiamo di farlo, ma con pochi mezzi, in mezzo a questa vasca di squadre di informazione valorizzata tutta in mano al potere del governo. Stai parlando di Gianni Colazzone di Liberi TV, che è un nostro caro amico, come detto prima, ne sono particolarmente felice di queste tue parole. Gianni è un amico, ma un giorno io e lui parlando in un'intervista abbiamo, scherzando, ma non troppo, abbiamo detto siamo tutti figli di grande radicale, perché diciamo che con poche stime e capacità nostre, però ai limiti ci scriviamo. Vorrei essere, non so se la parola giusta, parlavi di controllo. Mi piacerebbe che uno controllasse senza barcode, come si sta comportando quello che sta facendo, perché vorrei essere la prima io a dirti aiutami a capire se quello che faccio è giusto e aiutami a farlo meglio. Quindi tutto quello che può dare per controllare la nostra associazione, il nostro sito, che è un organo dell'associazione che ha come principio proprio conoscere e deliberare, la scuola è sempre quella, e il diritto alla conoscenza. Parliamo solo di grandi cose, perché nel mondo ci sono cose importantissime che noi non conosciamo perché non ci arrivano, però ci sono anche quelle piccole, della fontanella, del sacchetto di cemento abbandonato in un campo, l'ho visto l'altro giorno passando, ho chiamato la mia amica consigliera di giunta, anche quelle noi abbiamo diritto di conoscere e non abbiamo diritto di informare. E loro, noi, abbiamo il dovere, come dici tu prima, di documentarci. E dobbiamo avere qualcuno che può controllare per noi la notizia. Noi ci dobbiamo porre il dubbio, forse non è stato niente così. Perché in quelle zone terremotate, quelle zone disastrate, abbiamo spesso visto qualcuno che diceva ma lei come si sente? E qualcuno diceva ma che domande sono? E invece no. E invece no, anche quelle sono le domande da fare, secondo me. Perché in quel momento comunque la persona ha bisogno di raccontare come si sente. Può essere una domanda sciocca per voi, visto che ci sia. Quindi dimmi come ci mettiamo sotto il microscopio. Diciamo che quello che manca alla fine in Italia sono i controlli, un sistema di monitoraggio serio su tutti gli aspetti, come funziona il nostro ospedale, quello che fa il nostro medico, e la comunicazione e l'informazione è un tema su cui non c'è davvero un controllo sulla qualità, sull'indipendenza, sulla completezza. E quello che fa adesso la Commissione di Vigilanza RAI, sappiamo che non l'ha mai fatta, non l'ha mai controllato veramente come, in modo obiettivo con la nostra informazione. Con la nostra Commissione regionale cerchiamo di fare poco con dei mezzi che in realtà sono molto scarsi. Tutto perché il problema è legato ai finanziamenti pubblici. Stiamo finanziando un sistema pubblico che non è quello con informazione dal basso, la chiamiamo molecolare, autoprodotta, è quella vera. Io faccio informazione come voi, come Radio Precaria, perché la fa senza interessi né politici né economici, anche partitici. In realtà c'è un'informazione per magari spingere magari verso un partito, verso. In realtà l'informazione corretta la fa con poche risorse, con la passione. Noi dobbiamo premiare questo tipo di informazione. E la regione sta facendo un bando pubblico, sono 1.600.000 euro. Il problema che sta ancora finanziando questo modello di tradizione, cioè tradizionale informazione, quindi carta stampata e niente di qualità, niente di sociale. Stiamo cercando di spostare questo modello verso un sistema indipendente di qualità come questo è presentato. Grazie. Allora, grazie a Giorgio Bragliari, ma parliamo di politica. Politica quella non di colore politico, ma la politica la facciamo tutti, ogni giorno parliamo di politica e siamo politica, abbiamo tanto, mi piace veramente tanto che sia la fontanella o che sia le... io sarei donna esatta da, come si dice, io non posso dare maggioranza, io devo andare in opposizione a rompere le scatole sempre a uscire. Senza qualcosa vuol dire senza codice a barre, non omologabile. Quindi ci farà piacere anche poter fare delle cose insieme.
Allora vi lascio ai dolci. Questo è il momento dei dolci. Senza qualcosa preparato. Qualcuno di senza qualcosa ha preparato un dolce di compleanno. Posso chiedere se alzate le luci mi pare che mi passo. Vero? Allora qualcuno per senza qualcosa ha preparato un dolce. Con pochissime risorse, ma è riuscita a fare veramente un capolavoro. Se non se n'è andata, c'è ancora Martina? È andata via. Allora, io ringrazio con tutto il cuore Martina, che è la figlia di Carmela, avete visto prima, che ci ha preparato un dolcetto di compleanno. E ringrazio le Pagaglie Rosa che hanno portato anche loro dei dolci per dolci la serata, e mentre mangiavamo venivano